Concerto di Karima a Tortoreto, che tipo di spettacolo sarà proposto in questa serata? Stasera sarà un teatro canzone, un teatro racconto, dal momento che ci sarà proprio una persona che racconterà la storia di Burt Bacharach, che è un compositore con cui ho avuto l'onore di collaborare e che tantissimi di voi sono sicura che conoscerà, solo che molti brani suoi di grande successo si pensa che siano di determinati cantanti, tipo I Said the Prayer, magari il brano di Aretha Franklin, ma in realtà è stato composto da Burt Bacharach, come I'll Never Fall in Love Again, il brano di Warwick, in realtà è di Burt Bacharach, per cui stasera scoprirete tutta una serie di brani che in realtà nascono dalla penna di Burt Bacharach e Al David, che era il suo paroliere di fiducia. Questo tour, questo concerto, insomma, presenta questo tipo di caratteristica. L'amore originale probabilmente rimane il jazz, con tutte poi le contaminazioni successive. Esatto, sì. Tra l'altro Burt Bacharach è pop, ma è anche molto, molto jazz. I suoi brani sono conosciuti nel mondo come evergreen, sempre verdi, sempre attuali, anche se stati composti negli anni 60, negli anni 50, rimarranno sempre evergreen. Assessore Ripani, appuntamento con il concerto di primavera. Insomma, l'estate non è poi mica tanto lontana, ma si inizia con un concerto, un'iniziativa e un evento importante. Esatto, in realtà questo appuntamento è proprio importante per noi perché è un trade union tra la stagione musicale invernale e quella estiva, e quindi concerto di primavera perché proprio come l'omonima stagione ci accompagna verso quella più bella, più calda, e quella in cui Tortoreto vive il meglio di sé. In realtà già abbiamo cominciato con la Pasqua e con questo appuntamento abbiamo rinforzato ulteriormente i flussi di visite, abbiamo ancora adesso persone che vogliono accedere al concerto, quindi siamo davvero soddisfatti del risultato, ma ripeto, questo è solo un assaggio di quello che poi saranno le novità dell'estate, che vi riveleremo poi in realtà fra qualche settimana, perché siamo in corso di ultima definizione.